La presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 è stata l'occasione per Marche Multiservizi, la più grande multiutility della regione, di presentare ad una platea istituzionalmente rilevante i principali indicatori del rapporto e con l'organizzazione della tavola rotonda sul tema ripresa economica e prospettive di crescita per il territorio, il ruolo della multiutility, per tenere alta l'attenzione su temi emergenziali come quello della siccità, dei costi energetici e dello smaltimento dei rifiuti, ma anche su ragionamenti di più lungo respiro. Mauro Tibiroli, amministratore delegato Marche Multiservizi. È da sempre che lo presentiamo, abbiamo avuto una nostra evoluzione, prima il bilancio ambientale, poi il bilancio sociale e ormai da 15 anni stiamo facendo il bilancio di sostenibilità, che è un documento per noi veramente importante sia di pianificazione e programmazione delle nostre attività, perché poi è un bilancio che non solo trasferisce notizie ma ci dà anche la possibilità di definire degli obiettivi che poi sono tradotti nei piani industriali e nei nostri budget aziendali. È importante, dicevo, perché comunque rende conto a tutti gli stakeholder della nostra attività. E mentre il bilancio economico dà ovviamente gli elementi economici, finanziari e patrimoniali della nostra azienda, il bilancio di sostenibilità invece consente a tutti di leggere quello che facciamo, le ricadute della nostra attività, delle nostre azioni sul territorio, sulla collettività, sul sociale e soprattutto sull'ambiente. Quindi diciamo che è un documento veramente importante dove tra l'altro lo facciamo anche in modo settoriale per stakeholder e quindi ognuno può leggersi magari la parte che più gli interessa e non leggerlo tutto. Però sicuramente è un documento che se viene letto consente di avere una maggiore consapevolezza e contezza delle cose che Marche Multiservizi fa e che sta facendo in questi anni, sia sul tema dei rifiuti, sia sul tema dell'ambiente, sia sul tema anche dell'energia, proprio per consentire una transizione ecologica importante. Comune denominatore di tutti gli interventi è stata la constatazione che non c'è più tempo da perdere per prendere decisioni fondamentali per il futuro del territorio. L'assessore all'ambiente della Regione Marche, Stefano Aguzzi, ha annunciato che un obiettivo primario è arrivare al nuovo piano regionale dei rifiuti e ha definito urgente il via libera alla realizzazione di un biodigestore nelle Marche. La Commissione regionale tecnica ha individuato la società che dovrà studiare il nuovo piano dei rifiuti regionali. L'ha individuata ieri, io lo so informalmente, non è stato ancora ufficializzato, quindi io non lo farò, perché a questo punto stiamo valutando le ultime situazioni che devono consentire poi di dare questo incarico. Però la società è stata individuata, questa società quindi sarà incaricata da qui a pochi giorni o pochissime settimane a redigere il nuovo piano regionale dei rifiuti, avrà 9 mesi di tempo. E questo piano si dovrà basare su quelli che poi saranno deduti i temi che verranno trattati qui oggi, cioè minor produzione di rifiuti, maggior qualità nella raccolta differenziata e conseguentemente solo una piccola parte di tutto questo dovrà andare in discarica, quindi una discarica per provincia sarà più che sufficiente parlando di prospettiva. Ed la cosa più importante sono l'impiantistica necessaria per il riutilizzo di questo rifiuto e conseguentemente anche per la produzione di energia da questo rifiuto. Se noi pensiamo ad esempio ai biodigestori, sono una cosa ormai più che mai all'avanguardia, più che mai utili anche dal punto di vista ambientale di riutilizzo, e nelle Marche ancora di fatto in funzione non ce ne sono. Ce n'è uno molto avanzato ma non ancora in funzione in provincia d'Ancona, per il resto si sta discutendo ancora a livello di autorizzazioni e noi, i nostri rifiuti da questa provincia, da questa regione, dobbiamo portarli per essere lavorati in impianti di quel genere in altre regioni, addirittura in Trentino Alto Adige e in Veneto. Durante la mattinata è stata più volte ricordata con commozione la figura di Daniele Tagliolini, ex presidente della provincia di Pesaro Urbino ed ex presidente di Marche Multiservizi, scomparso prematuramente nel marzo scorso. Quanto penso a Marche Multiservizi, molti ci vedono l'azienda e io ci vedo le persone. Io dietro le aziende ci vedo le persone e vedo la sensibilità delle persone. Per cui se ho delle persone sensibili, io ho un'azienda sensibile. Se invece ho delle persone che pensano solo al business, la sensibilità scema e diminuisce. Io quanto penso a Marche Multiservizi, penso al grande amico che è scomparso da poco, che è Daniele Tagliolini, una persona che aveva una carica umana incredibile e pensava e agiva in funzione di un territorio per il bene dei cittadini, per il bene della popolazione. Per cui penso e credo che Marche Multiservizi abbia preso
un po' del DNA e dell'anima di Daniele e l'abbia portato all'interno della sua azienda, e io tutte le volte che vado da loro trovo un rispetto verso l'ambiente che non trovo in tanti altri posti. È naturale. Dobbiamo fare insieme, dobbiamo trovare delle soluzioni insieme, ma io credo che Marche Multiservizi, per la presenza di tanti comuni, per la presenza di tanti sindaci che conosco, abbia dentro di sé un'anima ecologica, un'anima che possa salvare una parte della nostra provincia. La sostenibilità di Marche Multiservizi passa necessariamente anche da alcuni numeri. Oltre 275.000 cittadini serviti, una raccolta differenziata che nel 2021 è salita al 73,5%, 33,2 milioni di euro di investimenti, di cui quasi 21 milioni nel servizio idrico, 522 dipendenti e 18 sportelli. Un'azienda fortemente impegnata nella transizione ecologica, ha voluto sottolineare il presidente della Multiutility, Andrea Pierotti. Da qui il desiderio di far conoscere le operazioni a cosiddetto valore condiviso che vanno oltre i dati numerici contenuti nel bilancio di sostenibilità. Oggi chiudiamo una due giorni che si è aperta ieri con una conferenza scenica in Piazza del Popolo, molto bella e che ci ha insomma sensibilizzato rispetto ai temi della neutralità carbonica e della transizione ecologica. Facciamo una presentazione ufficiale, formale, perché al di là dei valori economico-finanziari, patrimoniali, che spesso vengono evidenziati anche in maniera diciamo strumentale, in realtà Marche Multiservizi è impegnata fortemente nella transizione ecologica, quindi vogliamo evidenziare quelle che sono le operazioni a cosiddetto valore condiviso, cioè che tengono le partite che tengono conto appunto dell'agenda ONU 20 e 30 e quindi degli obiettivi di neutralità climatica e di accettazione della disabilità, quindi il coinvolgimento sociale. Quindi andiamo oltre i dati numerici per dire qual è l'impegno di Marche Multiservizi per quanto riguarda la sostenibilità, quindi l'efficientamento energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e quello che è l'economia circolare, insomma, quindi un modello di impresa che appunto è impegnata nella circolarità dei prodotti, quindi nel recupero, nella valorizzazione dei rifiuti. Per cui con grande orgoglio siamo qua oggi e vogliamo condividere insomma questi numeri e questa sensibilità con tutti gli stakeholder, con i comuni soci, con i cittadini, perché ci deve essere una consapevolezza che Marche Multiservizi è impegnata fortemente in questi temi, quindi speriamo che si innesti anche un po' di orgoglio, un maggior orgoglio di appartenenza a un'azienda che ha insomma obiettivi importanti per il futuro, ma lo farà e cercherà di perseguirli tenendo conto anche della transizione ecologica.